Ciao ragazze, ciao ragazze. Allora, come avete letto dal titolo, dal video, allora ragazze, mi devo mettere un poco sistemata perché devo sistemarmi organizzarmi un poco per la settimana, i video, quindi tengo, non so quante agende tengo, ragazze, come vi faccio vedere, solo io mi capisco. Infatti, ragazze, come agenda, perché io sto usando, cioè ho strausato, ragazze, la Moleskine, questa qui della, questa era la Project Pro, una cosa del genere, in poche parole quella là che tiene il mensile, tiene tutto il mensile, poi tiene il settimanale, poi c'è il settimanale, poi dietro c'è una specie, guardate qua ragazzi, solo io mi capisco, una specie di giornaliero, qua vabbè tengo le bollette che erano arrivate, tutte queste cose qua, ma ragazzi veramente se io metto il micro, aspettate mi metto il microfonino qua, allora ragazzi veramente non si capisce niente. Qua tengo le pietre che devo ordinare, tutte le pietre vere per le creazioni. Vabbè, guardate qua, questa è strausata proprio, ragazze, ve la faccio vedere veloce veloce. Qua tengo scritte tutti i canali, qua. Guardate qua, faccio proprio veloce, questo è tutto il mensile. Veramente è una che prendevo e poi toglievo, ma è quella proprio strausata, guardate qua. Cioè io scrivo, scrivo esagerato, pure quando, tipo brand up pure. Guardate qua, è proprio strausata questa. Questo è novembre, il mese di novembre, quindi ora stiamo. Oggi, allora, il video lo sto girando lunedì 13, questo va però domani, martedì 14. Quindi martedì 14 mi metto qui che deve andare qua, però io tengo l'agenda quest'altra Moleskine per i video, però scrivo sempre qui, qua stanno tutte le cose che si devono pagare, questo è dicembre, l'ultimo mese, i settimanali ragazzi sono fatti così, vedete? Le settimane sono sempre così, vedete? Sono fatte così, a volte vedete qua non scrivevo, però la maggior parte, vedete come scrivo? Principalmente, guardate qua, non si, capisco solo io in poche parole, guardate qua, guardate qua, cioè scrivo tutto perché poi mi scrivevo anche il menu, a volte mi scrivo pure il menu, poi invece sto facendo in un'altra maniera le preghiere, quello che faccio, quello che devo fare, vedete tutto scritto, quindi l'ho usata, questa è stata la Moleskine più bella che mi hanno regalato, questa qua, però vi dico la verità, se la dovessi comprare di nuovo, sì, ecco, la fedale quale con un bullet journal, io di agende ancora non so niente, ragazze, non so, anche perché poi c'ho anche questa, non so se mi voglio mettere i refill, perché questa me l'aveva regalata Davide e mi piace tantissimo questa qua, quindi può essere, non lo so, ragazze, io no, le ho avute regalate tutte queste Moleskine, non me le comprerei mai. Però sono contenta, infatti, ragazze, se vi ricordate bene, no, quanto parlo, se vi ricordate bene, questa qui io la tengo anche grande, non l'ho usata proprio quella grande, perché ragazze, pesa, era troppo grande, occupava un sacco di spazio, le A5 sono le migliori a livello, oppure massimo, grandi così, perché comunque devono rimanere sulla scrivania, di certo questa non te la puoi portare fuori. E quindi troppo grandi no, a meno che non stiamo parlando di una Moleskine così, vedete, flessibile, seccolina, questa te la puoi pure portare, perché qua stiamo parlando di un mensile, perché qua c'ha tutti i mensili. Io poi vi farò vedere, vi faccio il video che Robertina mi aveva regalato un'altra mensile, a me l'ha regalato quasi tutti Roberta. Mi aveva regalato un'altra agenda mensile, dove andiamo a prendere, che c'erano 6 anni, mi pare fino al 2026, andiamo a prendere tutto l'anno del 2024 e creiamo la copertina. E quello lo voglio fare per i video, perché i video, ragazzi, così io vedo il mensile. Poi, che co allora, quindi vi stavo facendo vedere, guardate qua. Secondo me di Diana, ma solo tu ti capisci, sì, solo io mi capisco, guardate qua, solo io mi capisco, solo io ragazze mi capisco, e mo siamo arrivati al 13 di novembre che sto girando il video, infatti io che faccio? La mattina scrivo 7:30, 7:30 sveglia,
8 colazione, è una cosa che io scrivo sempre, cioè mi piace scrivere questa cosa. Poi che cosa ho fatto? Ora sono esattamente le 10 e un quarto. Allora, ho fatto alle 9 ho fatto no, le preghiere non le ho fatte ancora. Non mi ricordo che ho fatto. Ah, ho fatto stanza da letto, perché è la prima cosa che metto a posto. Faccio il letto, perché tanto io, ragazze, mi trovo a lavorare da questo lato nella camera da letto. Ragazze, quando metto vado in camera da letto è perché mi devo vedere la televisione. Quindi stanza da letto sistemata. Allora, poi devo cucinare e metto una freccia. La freccia mi porta dove tengo la specie di che scrivi tutto quello che vuoi tu. Poi, allora, vedete dove ho messo questo post-it? Mi porta nel menu. A volte lo scrivo, ragazzi, vi dico la verità. A volte lo scrivo, a volte non lo scrivo. Ora voglio fare pasta e lenticchie. Ora è lunedì, pasta e lenticchie. Perché così lo tengo anche per la sera. Perché man io mangio due volte, perché io mangio pasta, ragazzi. Lenticchie, e mi voglio fare le lenticchie. Buono, per secondo mi mangio il formaggino e la frutta perché tengo la mela. E poi stasera di nuovo pasta e lenticchie perché a me mi piace la pasta, ragazzi. Non lo so se mi faccio solo le lenticchie con il pane dentro, tipo vellutata, forse mi faccio solo con il pane e qua mi mangio più pasta. E quindi faccio così, vedete come è organizzato. E metto il quadratino. Quando lo coloro, ho cucinato e sto a posto. Davide sta al lavoro, viene stasera. Allora, poi video la freccia e mi va a portare su quest'altra qua. È tutta organizzazione. Allora, vedete, questo è stato il vlog che io ho fatto ieri, che era domenica. Ora che è lunedì, sto preparando questo. Quindi, video 14 11 martedì. Allora, l'orario che avevo trovato, perché allora dovete sapere, ragazze, che io vado a controllare gli orari su YouTube perché il mio pubblico alle 2 non c'è più, perché giustamente facendo più ASMR, che prima il canale era misto, quelli del pomeriggio ci sono, non ci sono, ci sono, non ci sono. Ho visto che domani però ci dovrebbe essere alle 3, alle 15. Quindi speriamo che domani mattina non vedo un altro orario perché lo cambia ogni giorno YouTube. Quindi non si capisce. E quindi io sto vedendo gli orari. Però a me piacerebbe farlo alle 2 o alle 3 perché quello è l'orario migliore per i video normali. Quindi il titolo che metto è, vediamo. Organizzazione, come mi organizzo? Come mi organizzo la settimana con più agende? Ecco qua. Come mi organizzo? Questo è il titolo. Come mi organizzo durante la settimana con più agende? Quindi, allora. Vabbè, qua non c'è bisogno di scrivere quello che fai, perché faccio vedere allora faccio vedere la Protect Project, che è quella principale, la Moleskin mensile e quella d'Anelli, che farò però su quella d'Anelli, ragazze, non so se vorrò, se mi compro, se faccio i divisori per l'anno nuovo, se mi vado a prendere i divisori, se li faccio io, perché me li faccio io poi, ragazze, mica me li compro. Se voglio usare questa con gli anelli sul tavolo, perché io mi faccio tutti i divisori, oppure la voglio usare per la Ivrochée, per tutti i prodotti che io non conosco più ora la Ivrochée come la conoscevo prima. Ma la Ivrochée io volevo usare quello, il quadernone, quello lì grande con i dischi, perché per i prodotti forse è più adatta quella lì. Quindi questa qui io ve la faccio vedere ora nel video, ma poi ne parliamo in un altro video, ragazzi, questa qua.
penso più di fare perché è troppo bella. Io mi sono... All'inizio non è che mi piaceva molto, ma questa mi piaceva assai. A parte vederla proprio, sharpie chic, tutta bella. Che la mattina vedi un'agenda così bella, perché tanto quella non te la devi portare appresso, questa qua. Quindi per il momento diciamo che sto lavorando su queste due. Quindi questo è il video che io scrivo qui. Allora metto qua, scrivo, come si dice? Girato video dalle 10 alle 10:30 e quindi metto il trattino qui che l'ho fatto. Poi editare, perché devo editare. Quando l'ho editato, programmare 15. Quindi ci sono editare e programmare di questo video che state vedendo ora. E poi metto qua. E quindi per i video siamo a posto. Il video, per quanto riguarda invece, ragazze, vedete, tengo pure i post-it perché poi io mi aiuto dai post-it, perché vedete, i video normali ci dovrebbero essere martedì, giovedì e martedì alle 3, giovedì alle 2, sabato alle 2, domenica alle 15, perché non so se lo riesco a fare sabato o domenica, perché saranno 3 video, ragazze, a settimana. Quindi dovrei trovare gli orari miei, perché giustamente le persone, se tu non fai più video, è normale che se ne vanno dal canale quell'orario, perché so che, sai, le persone sanno che io non faccio più video. Quindi io voglio giostrare fra le 2 e le 3, le 2 e le 3. E già tengo domani, che 14 già sta sul canale, programmato un video. Quindi ragazze, mi raccomando, le ragazze dell'ASMR, ci vuole la spesa, perché lo so che quelli sono i video che vi piace, il crunch sound. E quindi ragazze, naturalmente ragazze, no, i video ragazzi dall'altro lato saranno fatti con il lavalier, non si sentono tutti i rumori di questa sopra. E quindi ragazze, lavalier per tutta la vita, cioè, tanto a me l'ASMR, l'ho detto, non devo fare chissà che negli ASMR. A me è un fatto, perché l'ASMR mi deve far calmare, principalmente a me. Quindi, siccome mi piace farli, però mo molto semplici, non che sto girando il film con l'ASMR. Quindi il Blue Yeti, vediamo, magari il Blue Yeti lo uso una volta al mese, lo uso più poco, proprio non lo so proprio usare. Tutt'al più lo potrei. Ecco, vedete, per esempio, io ora il Blue Yeti lo potevo attaccare ora, però volete sapere che cosa devo fare? Allora, se io faccio il video dal telefonino con questo. Il video che io ora sto girando sta direttamente sul telefonino, quindi io devo fare l'editing, che ci metto altri 15 minuti dal cellulare, perché su questo io lo posso fare sui video normali. Se io invece ora attacco il Blue Yeti, il video che viene ripreso con la webcam lo devo mettere sul computer, dal computer devo prendere il file, lo devo mettere qua. E da qua devo fare l'editing, quindi ci vogliono altri 10 minuti per fare questo lavoro. E per tutta la vita questo qui, che questo me l'aveva regalato Rosy. Mamma mia, no, ragazze, non scherziamo. Lavalier per tutta la vita. Se poi voi, le ragazze ASMR, se vogliono dei canali più sofisticati, più così, io. Quindi, ragazze, come vi stavo dicendo, le persone, se la ragazza piace, viene seguita lo stesso, cioè fanno dei video, per esempio li fanno in verticale, che per esempio io non riesco proprio a vedere quei video, che vedi a destra e a sinistra la scritta, la cosa nera, perché non mettono il telefonino in orizzontale, lo mettono in verticale, mamma mia, cioè secondo. E quindi, raga, e comunque vengono seguite, vengono seguite lo stesso, cioè non è che tu. Poi conosco persone che usano il lavalier e comunque vengono seguite, tengono visualizzazioni altissime. Insomma, una ragazza che tiene questo qui, ragazze, tale quale, vedi, tiene visualizzazioni spaziali, e qui veramente tiene 5.000, 6.000, 7.000 con un lavalier questa ragazza, e tiene un canale di 4.000 iscritti, se non mi sbaglio. Tiene una voce, la voce, se è bella, è bella, non è Dio, ci vuole un sacco di tempo. Purtroppo chi non fa video non sa tutto il lavoro che c'è dietro alle ragazze che fanno i video, ASMR, video normali, tutorial, è la stessa identica cosa.
Solo che quello normale, se ora passa l'aereo, a me non me ne frega che è passato l'aereo. Se si sente un rumore, l'ASMR. Cioè, per esempio, l'ASMR è veramente difficile non fare l'editing in un ASMR, cosa che non farò nemmeno più quello, non me ne frega. Cioè, perché non me ne frega, perché tanto il canale, per me, deve, il canale ASMR, ragazzi, per me è un diversivo, deve essere un rilassamento. Cioè, non è che devo fare la corsa che devo fare chissà che tipo di canale, perché YouTube non è che ti dice il tuo canale deve essere super perfetto, no, tu devi piacere tu, principalmente. E soprattutto devi fare delle cose che piacciono a te nel canale. Perciò si dice c'è il libero arbitrio a mettere mi iscrivo. Io non ho mai chiesto iscrizione a nessuno. E da quando sto facendo i video dall'altro lato di nuovo si sono iscritte già 6 persone da là. Quindi mi sta dando più soddisfazioni da là. E quindi ragazze, niente. E quindi ragazze, questa è l'organizzazione. Principalmente, quindi ragazzi, io sto usando questa agenda qua. Troppo bella, che poi faremo quell'altra e poi questa. Per quanto riguarda agende, anno nuovo, non lo so ancora, ragazze. Io stavo pensando questa, facciamo i divisori insieme, così facciamo i video e vi faccio vedere pure come facciamo i divisori insieme, senza che si spendono soldi inutili, a meno che non me le regalano. Però io mi voglio far regalare altre cose, perché ragazze, di nuovo questa agenda qua, no. Per quanto riguarda Per quanto poi riguarda, che stavo dicendo? Mi sono dimenticata. Cioè, se io dovessi riprendere di nuovo questa, farmi regalare tipo la Robertina di nuovo questa, no, preferisco che mi faccio regalare un libro, per esempio. Faccio l'esempio, ragazze. Vi ho detto, qua sto pensando, io devo capire come devo fare i divisori. Perché vorrei usare questa qui perché mi piace proprio tantissimo. A me questa mi piace proprio che la mattina vedo questa agenda piena bella colorata, mi piace proprio assai. Infatti è un bel regalo questa qua. Eppure Davide questa qui da Amazon me la regalò che spese 35 euro, quindi non è che costava pure poco questa ed è fatta molto bene. E io ragazze, vi ricordate? Ho levato io. Ragazzi, io ho tolto gli anelli li ho levati quelli dell'agenda perché erano più piccolini, non c'entrava proprio nulla. E ho messo quella di un quaderno. Ho detto vabbè, o la va o la spacca. E mi è andata perfettamente bene. Quindi ci vanno anche i fogli di quaderni qua. Quindi principalmente penso che me la faccio io. Vedete, io tengo anche i fogli. A me mi piace molto il foglio a righi. Quindi ragazzi, ci possiamo fare i divisori. Vediamo un poco, a meno che non mi regalano qualcosa che non so. Quello vi volevo dire, un'agenda me la deve regalare Francesco, che sarebbe l'amico di Davide che c'ha la cartoleria. Lui me la regala sempre, ogni anno proprio, mi regala un'agenda, o giornali, dice la vuoi giornaliera o settimanale, devo pensare come la voglio. E magari quella lì la possiamo fare, non lo so se la facciamo, non lo so ragazzi, devo pensare. Comunque un'agenda già devo averla regalata. Diciamo ragazze che quella che vorrei comprare, allora, quella che io vorrei provare è la Moleskine settimanale, perché ragazze le ho autoregalate tutte. Ho autoregalato questa, ho autoregalato quella, ho autoregalato questa qua più grande, che peccato che non ho usato proprio pochissimo, sta nel cassetto. E poi la Moleskine giornaliera. Allora, ragazze, la Moleskine giornaliera. Allora, questa è leggera. Questa si può mettere anche nella borsa. Scritta diventa un po' più pesante. Però la puoi, volendo, diciamo che è pesante, ragazze. Fuori, se dovete uscire fuori, consiglio le agende con gli anelli, perché io ce l'ho. Tengo quella là dove ho messo i soldi. Però là la tengo per i soldi, ragazze. Quindi mi metto conservati qualcosa di soldi nell'agendina, mi piace. E quella lì che tengo trasparente. Poi tengo la personal domino. Quella io mi metterei se dovessi uscire fuori.
Quella pure era un'altra. Roberta mi ha regalato un impossibile proprio. Non so quanta gente mi ha regalato. Quindi io di Moleskine non comprerei nemmeno la giornaliera perché pesa troppo, troppo, troppo. Anche quando me la dovevo prendere da qua a là, pesava un quintale perché è troppo. Ragazzi, sono un anno di pagine, ma è normale che viene una cosa tanta. È pesante. Questa è bella. Questa è bellissima, ragazzi. Questa è leggera, questa pesa. Questa è più leggera di questa. È normale perché qua c'è la copertina. Ma se io dovessi farmi regalare l'agenda da Roberta, mi farei regalare quella settimanale. La settimanale morbida, ragazze, perché quella si può mettere anche nella borsa. E quella è un'agenda che io mi porterei anche se dovessi, se per esempio io lavoravo, quella me la porterei pure fuori. Quindi sarebbe perfetta quella lì. La Moleskine settimanale, non lo so, ragazze, perché potrei tenere. Questa più la settimanale. La settimanale. Allora, il mensile, ragazze, serve per una cosa. Perché quando voi andate ad aprire, ecco, vedete il mensile, tu vai a vedere tutto, proprio tutto il mese. Vedi proprio tutto il mese. E quindi io so che il mensile è uno dei più importanti, quelli che mi trovo di più. È come se io, ragazze, stavo pensando anche a calendar. Perché lo sto studiando questo fatto di calendar, avendo un computer così grande, calendar è veramente uno dei. Anche perché tu puoi mettere tutti i colori pastello, quindi non ti fanno male gli occhi. Quindi stavo pensando, stavo studiando anche calendar, perché tu su calendar ti metti proprio tutto. Dici oggi che devo fare, però a me il digitale, ragazzi, non mi piace. Quindi. Ci vuole il mensile, secondo me, il settimanale pure ci vuole, perché tu devi guardare mensile e settimanale, non c'è niente da fare. Il giornaliero non serve, perché per esempio io qua dietro non scrivo tutti i giorni. Avete capito? Scrivo quando dico, ah vabbè, mamma mia, quante cose c'ho nella testa. Oggi è 11 novembre, scrivo e vado a scrivere. Quindi ragazze, mensile e settimanale sono importanti. E quando devi scrivere delle cose, le vai a scrivere nei fogli vuoti. Per esempio dici, mamma mia, ma quante cose devo fare? Ma non è venuto lunghissimo sto video. E quindi scrivi il brand up. Vedete? Brand up. Che io dicevo, devo fare questo, devo fare quello, devo fare quello, devo fare questo, non ho fatto nulla. Ok ragazze, e niente ragazze, vi mando un bacio, al prossimo video.